Signore e signori, il giorno del giudizio è ormai giunto. L'intera Europa, ed in particolar modo il Regno Unito, sta per essere colpito da un potentissimo uragano che distruggerà tutto quanto. Il nome di questo uragano? Beh, molto semplice, Salvatore Rosa Spruzzi, il quale quest'oggi, nelle ultime 4 partite della seconda stagione della sua giovanissima carriera, avrà la possibilità di mettere nella sua personale bacheca 3 nuovi trofei. Sto parlando ovviamente dell'FA Cup, della Premier, che in realtà no, perché siamo quinti e quindi addio Premier. Quindi in realtà, facendo nuovamente i calcoli, sono soltanto 2 i trofei che potrà aggiungere alla propria bacheca personale. Sto parlando della già citata FA Cup ed ovviamente della Champions League. A questi trofei però potrebbe anche aggiungere almeno altri 2 trofei individuali, ossia il premio di capocannoniere sia della Premier sia della Champions League. Pertanto ragazzi, oggi è un giorno davvero molto molto importante, ma non solo per il nostro amato Salvatore, anche per tutti quanti voi, in quanto per celebrare questa seconda storica fantastica stagione di Salvatore Rosa Spruzzi, ho deciso di lanciare delle magliette personalizzate dedicate a questo uomo. Le magliette in questione sono quelle che potete vedere in questo momento, avranno una stampa sia sul lato anteriore che su quello posteriore, e a grandi linee potrebbero ricordare una sorta di divisa indossata dal nostro amato Salvatore. Premesso, non sono preindossate da Salvatore, quindi sono sicure, non vi ammalerete qualora doveste acquistarle. Saranno disponibili soltanto per i prossimi 10 giorni, in modo tale da concludere al meglio la vita di Salvatore con la maglia dei Gunners e inaugurare in maniera ancora migliore la nuova esperienza che Salvatore andrà a vivere a partire dal prossimo episodio. In quale squadra andrà? Ancora non ne ho idea, però mi raccomando, non fatevi scappare le magliette, perché a partire da mercoledì della prossima settimana non saranno più disponibili. Detto questo ragazzi, quest'oggi dobbiamo giocare 4 partite, contro lo Swansea in campionato, contro il Tottenham in FA Cup, contro l'Huddersfield in campionato ed infine contro il Milan in finale di Champions. Gli obiettivi sono vincere il titolo di capocannoniere della Premier, vincere l'FA Cup, vincere la seconda Champions consecutiva per Salvatore, con annesso titolo di capocannoniere della Champions, che in questo momento ce la stiamo giocando con il nostro compagno di reparto Pierre-Emerick Aubameyang. Ma cominciamo innanzitutto dai cigni gallesi. Non so bene come siano messi in campionato quelli dello Swansea, però una squadra che mi schiera Boni come attaccante titolare e Renato Sanchez come capitano, non so quanto bene possa essere messa. Bravo Salvatore. Che palla rubata da Salvatore, che insacca subito il vantaggio dell'Arsenal sullo Swansea. Salvatore Rosa Spruzzi, sono 28 in campionato per il nostro numero 69. E qua dobbiamo ringraziare tantissimo la difesa dello Swansea che, non lo so, tra il numero 33 e il numero 6, che non ho la più pallida idea di chi siano, ci hanno regalato il gol più facile della vita. Salvatore, che intervento difensivo! Via in contropiede con... c'era davvero Aubameyang, non l'avevo neanche visto, ops. Oh mio Dio! Mimmo, cosa stavi per inventarti? Io non c'ho parole. Cross di Salvatore, Mimmo al volo, palla che sfiora l'incrocio. Non ha senso, non ha senso. Dai Mimmo, calcio d'angolo, Rosa Spruzzi di testa, ci arriva Sotò! Sotò? Ciao Eme. Che palla di Aubameyang! Rosa Spruzzi! Ci è arrivato Mulder. Che bella azione però. Ok, ultima opportunità. No, Pierre-Emerick, cos'era quel passaggio? Cos'era? Perché me l'hai passata dietro quando stavo tagliando? Sì, tagliate il collo a quell'uomo, vi prego, almeno non deve più camminare questa terra e possiamo sentirci un pochettino più protetti, grazie. Ovviamente migliore in campo, ma è stata una partita un po' di merda per tutti, come potete vedere dalle pagelle. Vediamo cosa ha combinato Firmino, perché sono curioso di vederlo, va bene, sono tra i titolari, non è che mi interessi molto la cosa, e... Firmino ha segnato un gol, quindi ci manca una partita contro l'Huddersfield, e qualora dovessimo farne 2, proprio... per stare sul sicuro, Firmino non ci dovrebbe più prendere. Tuttavia, ragazzi, ci dovremo concentrare al 100% per la prossima partita, perché Roberto Firmino non sarà l'unica persona ad inseguirci da ora in poi. Per questa partita, infatti, alle nostre calcagna ci saranno i difensori del Tottenham. Ce la faranno a tenere il nostro passo? Suppongo di sì, perché Aurier corre come un matto, ma Vertonghen e Sanchez no. Quindi, yay, andiamo ad aprire il culetto a questa squadretta. Raghi, fate i bravi. Fate i bravissimi, perché mi avete lasciato un sacco di spazio per Salvatore, che sfrutta la solicità. Arriva in area di rigore Salvatore. Totò, dal limite. Chiuso da Sanchez. Perché? Why? Allora, in una partita e 12 minuti sono finito in fuorigioco 3 volte. Un pochettino più on time questi passaggi, siamo tutti quanti felici oggi.
Io non vorrei portare sfiga, ma fino ad ora questa qui è stata una partita complicatissima. Ancora non abbiamo fatto un tiro in porta e la squadra non sembra girare, Salvatore stesso non sembra girare. Boh. Fallaccio! Ah, ecco, stavo per dire. Ho capito che è brutto e si merita questo tipo di trattamento, però minchia, era un fallonettissimo. Oh, bello, bello. Mesuzio! No, l'ha lisciata Mesuzio. Rosa spruzzi da un angolo impossibile, ci ha provato. E poi vabbè, lì si è creata una mini gangbang tra Aubameyang, Wanyama e Sissoko. Probabilmente i centimetri di salsiccia presenti in quel metro quadro erano maggiori dell'altezza di Salvatore, e non sto scherzando. Dal limite, Rosa spruzzi col destro! No, abbiamo fatto la barba al palo e alla traversa. L'Arsenal ha disimparato a giocare a calcio, così. In finale di FA Cup vi siete persi a Aurier sulla fascia. Guardate che prendiamo gol adesso, quanto ci scommettete? Grazie Pietro. E si va ai supplementari, non mi era mai capitato con Totò. Ora, punto primo, spero che non mi tolga e che mi lasci in campo per l'interità dei 30 minuti supplementari. Punto 2. Forse potremmo dover tirare un rigore se la partita continua in questo modo, a meno che non si dimentichi di me. Vanief col lancio, Rosa spruzzi, palla sul mancino, ci prova con l'Eurogol. Quanta esagerazione. Che lancio di Rosa spruzzi, alla cieca, per Aubameyang, vai Pierre-Emerick. Cosa sta succedendo? Porca puttana. L'ansia che mi sale addosso. Aubameyang versus Worm. Vai Pierre-Emerickio. Ti prego insaccamela. Ti prego insaccamela. Bellissimo. L'altro uragano, quello fake versus Pietro Cecchini. Minchia, anche lui. Perfetto. E ora signori, c'è Totò dal dischetto. C'è Totò. Ah, è il primo rigore che tiro in assoluto. Bene. Mi sa che l'ho sparata alta. Ti prego. No, l'ho sbagliato. Cazzo. Che rigore di Son. Ah, ho premuto il tasto sbagliato, ecco perché non appariva. Ho premuto LB e non RB. Sono un coglione. Minchia, Carsela. Con che cattiveria. Tutte le mie speranze sono riposte nei guantoni di Pietro Cecchini. Altro gol. Dai, Santi. Dai, Casorla. Bravissimi. I portieri non ne parlano una. Sono scandalosi. Pietro contro Cristiano. Prendilo. Cazzo, per una volta che ti tuffi bene. È già decisivo, non voglio guardare Ramsey. Bene, bene così, siamo ancora vivi. Pietro per favore. È finita. Rosa Spruzzi sbaglia il rigore. E il Tottenham si porta a casa l'FA Cup. È la prima vera e propria sconfitta per Salvatore. È la prima volta che gli capita di fare un errore così grossolano in momenti decisivi. Guardiamo il lato positivo. Tutti i grandi della storia, prima o poi, hanno fallito. Meglio aver fallito adesso, in finale di FA Cup, a soli 19 anni, che più avanti nella nostra carriera. Sorridiamo, la vita è bella. Sei stato eletto capocannoniere in The Emirates FA Cup. Congratulazioni, sei stato selezionato per la migliore squadra della stagione in The Emirates FA Cup. Nice! Quindi tre titoli di capocannoniere su tre trofei giocati potenzialmente per Totò. Ci piace. Siamo a soltanto 90 minuti dalla conclusione di questa Premier. Un paio di gol non mi farebbero schifo, giusto per arrivare alla cifra tonda di 30 gol in campionato e per avere così la certezza di laurearci capocannonieri di questa Premier League stagione 2018-2019. Forse l'ho già detto in questa serie, però non chiedetemi il motivo, ma... Intanto Özil l'ha messa all'incrocio con una cattiveria devastante. L'Huddersfield mi ricorda molto il Chievo, quindi... Nella mia testa è il Chievo d'Inghilterra e la sua difesa oggi non sembra essere una delle più resistenti, quindi dovremmo riuscire a penetrarla abbastanza facilmente. Salvatore, ho detto penetrarla, parlo della difesa dell'Huddersfield, non di una ragazza sugli spalti. Mi raccomando, non farti strane idee perché altrimenti ti arrestano. Bravo, eh. Bello il lancio. Bello il lancio di Aubameyang, Rosa spruzzi di testa? Davvero? Con quali problemi? Mimmo, ridammela, va? Grazie. Bello. Yes, baby! 2-0, Salvatore Rosa Spruzzi, 29 in campionato, minuto numero 39, gol del numero 69. Che qua ha fatto la stronzata del secolo e non so perché. Ringraziamo l'Össl perché ha fatto una stronzata ancora più grande di quella che è stata fatta da Salvatore, ma non tanto grande come quella della madre di Salvatore che ha deciso di fare le cosacce senza proteggersi oramai 19 anni fa, dando la vita a questo mostro. Però grazie, perché 2-0 e 29 gol in campionato. Allora Totò, io mi sono rotto i coglioni di non fare gol da calcio d'angolo, quindi per favore, questo è il momento. Disegna... È uscita?
Davvero è uscita? Di quanti centimetri? Di quanti centimetri, povero Salvatore? Sì! Sì, così, Salvatore! Nel posto giusto al momento giusto! Con un tapin di merda! Al minuto numero 66, il numero 69, trova la doppietta personale e il gol numero 30 in campionato. E andiamo Totò! E andiamo Totò! Che merda di gol! Fermi tutti! Fermi tutti, cosa hanno visto i miei occhi? Non me ne ero neanche accorto. Aubameyang ha provato a piazzarla di spalletta. E non sto scherzando, guardate. Grazie, che replay di merda. Ma sentite, fatto 30, facciamo anche 31, no? È un modo di dire, che io sappia. Vai, Rosa Sprut. Cosa mi hai sbagliato? Ok, Google. Fatto 30, facciamo 31. È un modo di dire, vero? Aspetta, no, no, non mi percepire anche queste parole, però. Google, se non ricordo male, è davvero un modo di dire. Sì, sì, lo è. Che top! Vabbè, vediamo di fare davvero 31 allora. Ci arrivaci. Bravo. Ci arrivaci, che cazzo? E signori, la Premier League per Salvatore Rosa Spruzzi si conclude qui. Vado ad applaudire sotto la curva dei tifosi dei Gunner che ormai lo idolatrano come se fosse un nuovo dio. Un nuovo dio che tuttavia li sta per abbandonare perché Salvatore ha già comunicato alla società che ha intenzione di portare i propri talenti altrove in Europa. Campionato che tra l'altro è stato vinto dallo United, nice, con Chelsea, Liverpool e Tottenham in zona Champions, Arsenal, Everton e City in zona Europa League. E signori, sono stati annunciati i migliori 11 in Premier League. Vediamo se Salvatore Rosa Spruzzi farà parte di questa rosa. Yes, baby! Gli unici dell'Arsenal! Che top! Cacchio! La valutazione di contatto fisico è aumentata a 73, per carità no grazie. Cioè, che sia a 0, siamo felici tutti. Però almeno dura un po' di più, perché il controllo del corpo è aumentato. Stai zitto! Sei stato eletto capocannoniere in Premier League, selezionata come migliore squadra della stagione in Premier League. Wow, Totò! Wow, il tutto vi ricordo a soli 19 anni. Ma ragazzi, per consacrare al 100% quest'uomo orribile dai capelli rosa, dobbiamo per forza portarci a casa un'altra Champions battendo il Milan nella finale. E come dice il buon granitico Granit, una sconfitta significherebbe tornare a casa a mani vuote, ma una vittoria, con una vittoria scriveremo i nostri nomi a fuoco nella storia. L'unica cosa che voglio vedere a fuoco in questo momento è la faccia di Salvatore, perché, cioè, piuttosto che vederla... meglio, il Milan non è proprio cambiato un cazzo rispetto alla stagione precedente. Meglio per noi. Ok, scusate. Non la buccerò ulteriormente. L'avete vista la coppa dalle grandi orecchie e la voglio vedere sollevata nuovamente da Salvatore Rosa Spruzzi. Già, il suo nome è stato inciso su questa coppa. Cioè, non propriamente il suo nome, ma il nome del... Perché giochiamo a destra? Cosa sta succedendo? Aiuto. Mi ha tiltato sta cosa, non me l'aspettavo. Ok, scusate, va bene, tutto a posto. Sì, però diciamo che c'è il nome del Napoli su quella coppa. Aggiungiamoci anche quello dell'Arsenal, che non c'è mai stato. E per la prima volta ci sarà quest'oggi, grazie alle grandi performance di Salvatore. Tra l'altro ci dobbiamo giocare il titolo di capocannoniere con Aubameyang. Te lo ricordi questo? Te lo ricordi? Te lo ricordi? Hai visto, Bonucci? Perché? Dov'era Bonny! Cazzo, ho capito che è brutto, però, con tutto il rispetto di questo mondo, perché io lo amo alla follia come giocatore, però hai avuto Chiellini come compagno di riparto per 7 anni, cioè... Sono passati poco più di 50 minuti dal primo gol di Totò. Non è ancora successo nient'altro in questa partita, però, ho appena realizzato che in caso di tripletta di Rosa Spruzzi arriveremo a 50 gol in 50 partite stagionali. Io ci credo e non lanciatemelo adesso, fanculo... Sì, Rosa Spruzzi in aria, doppietto con Donnarumma! La piazziamo! La doppietta di Rosa Spruzzi! 2-0 Arsenal! Coppa in saccocce, signori! E questa volta non è stata decisa da una doppietta di Marek Hamšík, dato che non giochiamo più nel Napoli, ma giochiamo nell'Arsenal, l'ha decisa il nostro amato Salvatore Rosa Spruzzi. Ti prego, trovamene un altro, così facciamo 50 gol in stagione e tutti quanti possono stare muti. Mutissimi. Buona l'apertura per Mimmo. Mimmo, sto arrivando in area, mettimela ora. Rosa Spruzzi di testa, non ci arriva sulla palla. Cazzo. Vai così Totò. Continua il 1-2, ora è buono. Anzi no, non è per noi. No, mettiti in posizione regolare, sì così. È finita. Avremmo vinto la Champions, ma io sono comunque triste, perché mi fermo a 49 gol in 50 partite. 2-0, doppietta di Salvatore, abbiamo vinto la Champions! Sì, signori!
L'Arsenal è campione d'Europa dopo averla sferata più volte in passato, questa volta ce la fa e arriva fino in fondo grazie alle gesta eroiche di quest'uomo dai dread, Rosa, Salvatore Rosa Spruzzi. Il nome dell'Arsenal viene inciso sulla coppa dalle grandi orecchie che adesso verrà sollevata dal capitano Pietro Cecchini. Tirate su questa coppa che è la cosa più importante, non fategli altro che... Ecco, perfetto, si scioglie, è la fine, è la fine. Yes, raga, un applauso per Totò e tutti quanti i tifosi dell'Arsenal e tutta quanta la squadra che mi ha supportato e sopportato dall'inizio di questa stagione. Se lo meritano, se lo meritano. Eccola qua la scena che volevo. Vai Salvatore davanti alla curva, baciala e alzala alta, sei così. Quanta ignoranza. Ovviamente siamo stati eletti i migliori in campo per questa partita e molto probabilmente saremmo stati eletti anche tra i migliori giocatori sia della squadra del torneo. Oddio, ora che ci penso, se non sbaglio per la Champions hanno una sorta di trofeo a parte. Potrebbe averlo vinto Salvatore, che tra l'altro sarà ad un 83 di overall, guardate. Ah, 49 gol in 50 partite, che fastidio, mi mancava un dannato gol. Congratulazioni, la vittoria in UEFA Champions League è tua. Ok, ma... cioè... I'm very confuso. Premesso che non so quando verrà annunciato il miglior giocatore della Champions, ora ci sono due partite di nazionale contro Brasile e Inghilterra che andrò a simulare. Dopodiché si dovrebbe concludere la stagione. Forse verrà premiato all'inizio della prossima, non lo so, sono curioso, vediamo. E signori, in questo momento ha ufficialmente avuto inizio la terza stagione della carriera di Salvatore Rosa Spruzzi. Ora io non so quando diavolo verrà annunciato il miglior giocatore della Champions dell'anno scorso. Hello? Non verrà mai annunciato. Fantastico. E quindi che cazzo facciamo qua? Onestamente ragazzi, visto che non ci è dato saperlo, direi di concludere qui questo episodio. Se vi è piaciuto vi lasciare un like, abbassare in descrizione, da tutti quanti i miei social network, dal canale Twitch e soprattutto dallo shop, dove potrete acquistare soltanto per i prossimi 10 giorni le magliette di Salvatore Rosa Spruzzi, in modo tale che possiate spruzzare un pochettino di swag rosa un po' ovunque nel mondo. Secondo voi, in quale campionato dovrebbe giocare Salvatore la prossima stagione? Fatemelo sapere perché sono curioso. Il prossimo episodio sarà una sorpresa davvero gigantesca. Da Tearless Raptor e Rosa Spruzzi per questo video è tutto. Io spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Vi auguro una giornata. Bye bye. Motherfucking chump. Hey, ooh, yeah, damn. Billy stay high like a kite. Yeah, bitch, I blew up overnight.